Lettera al padre di Franz Kafka. Più esattamente colpisti con la tua avversione la mia attività letteraria e tutto ciò che a te ignoto vi si ricollegava. Qui io avevo fatto veramente un tratto di cammino indipendente da te, anche se facevo un po' pensare al verme che, schiacciato da un piede nella parte posteriore, si libera, con la parte anteriore si trascina da un lato. Ero quasi al sicuro, potevo tirare il fiato. L'avversione che tu naturalmente provasti subito per i miei scritti, questa volta eccezionalmente, mi era gradita. La mia vanità, la mia ambizione soffrivano, sì, per l'accoglienza ormai scontata che tu riservavi ai miei libri. Mettilo sul comodino, ma in fondo ne ero contento, non soltanto per una trionfante cattiveria, non solo per la gioia di veder confermata la mia opinione sui nostri rapporti, ma istintivamente perché quella frase significava per me: adesso sei libero. Naturalmente era un'illusione. Non ero libero. Nei miei scritti parlavo di te. Sfogavo sulla carta quello che non potevo sfogare sul tuo petto. Era un congedo intenzionalmente prolungato che prendevo da te. Solo che da te costretto, questo distacco volgeva però nella direzione da me voluta. Ma quanto poco era tutto questo. Metti conto di parlarne solo perché è accaduto nella mia vita, altrove non sarebbe notato, e anche perché ha dominato la mia vita, nell'infanzia come presentimento, poi come speranza, più tardi ancora come disperazione, e m'ha dettato alcune mie piccole decisioni.